Bentornato Goodyear bentornata andiamo a vedere la sezione accessibilità del pannello delle impostazioni di windows 10 questa sezione ti permette di gestire dei settaggi per migliorare l'accesso e l'uso del sistema operativo a persone con presenza di disabilità ed anche per le nostre necessità o piacere come accedi dal pulsante start Vai ad individuare l'icona ingranaggio e nella nuova finestra clicca su accessibilità. Assistente vocale, lente di ingrandimento, contrasto elevato, sottotitoli, tastiera, mouse ed altre opzioni. Nella prima sottosezione trovi dei cursori ti consentiranno di attivare o meno automaticamente la lettura dei testi o elementi sullo schermo tramite l'assistente vocale. Potrai selezionare o una voce maschile o una femminile, la sua tonalità, velocità e pausa di intonazione. Altri cursori ti consentono di far leggere anche i suggerimenti per i controlli o i pulsanti da parte del sistema operativo, oltre quelli che normalmente sono presentati a video, e anche caratteri o parole da te digitate durante la scrittura di un testo. Ancora, potrai attenuare il volume delle applicazioni in esecuzione quando l'assistente vocale dovrà comunicare qualcosa o anche abilitare o meno la riproduzione di segnali acustici provenienti dal sistema operativo. Tutto tramite dei cursori. Ulteriori cursori ti permetteranno di evidenziare con un rettangolo a bordi colorati dove cliccherai col puntatore del mouse oppure attivare i tasti della tastiera virtuale. Se sollevi le dita dalla tastiera, questo con la possibilità di un touchscreen. Qui una rappresentazione molto sintetica di quanto appena esplicato. Quest'ultima opzione sarà valida in caso di display touchpad per permetterti di scrivere parole strisciando sul display, semplificando così la scrittura senza premere di volta in volta ogni singolo tasto. La seconda sottosezione è relativa alla lente di ingrandimento. Con una percentuale che potrai variare in base alle tue necessità, percentuali di ingrandimento naturalmente, scegliendo anche il tipo di visualizzazione con la mini finestra che ti comparirà. Avrai o lo schermo intero con ingrandimento di tutto il desktop, che diverrà mobile naturalmente, e con una visione parziale della sola sezione dove passa il mouse, oppure potrai avere il desktop normale. ma con la creazione di un rettangolo che va ad ingrandire soltanto la porzione di desktop dove passa il mouse o infine se avrai il desktop ancorato, ma con una creazione in alto di un rettangolo dove avrai la visione ingrandita della zona dove passerà il mouse. Questa opzione la vedremo meglio nella zona pratica. I cursori presenti attivano meno anche in maniera automatica la lente di ingrandimento per rendere migliore la lettura dei caratteri. Inoltre potrà invertire i colori dello schermo nella zona ingrandita per migliorare il contrasto d'impatto per la visione. Puoi anche abilitare la zona da visualizzare, sia quella dove si trova il puntatore, la parte del desktop se eventualmente è mobile, Oppure far sì che venga seguita la tastiera oppure dove si trova il cursore durante la digitazione di un testo, disinteressandoti della posizione del mouse, in quanto la posizione dove andrai a digitare il testo sarà quella più importante, dove dovrà essere ingrandita la sezione, a prescindere da dove è posizionato il mouse. La sottosezione Contrasto elevato. Permette di gestire il contrasto dello schermo, del testo, dei collegamenti ipertestuali, del testo selezionato, dei pulsanti mostrati o dello sfondo per migliorare la visione. Potrai anche personalizzare i colori di tali impostazioni e salvare così questo tema con un tuo specifico nome. Hai a disposizione un menu a tendina con cui opterai il tipo di contrasto in base alle tue esigenze, menu a tendina che si crea in questa sezione. La sottosezione Sottotitoli ti permette naturalmente di impostare parametri relativi ai caratteri dei sottotitoli. In una finestra anteprima potrai visionare le impostazioni che man mano effettuerai. Sono molti i parametri che potrai scegliere. Per la tipologia di carattere avrai il colore del sottotitolo, la trasparenza dello stesso, lo stile del sottotitolo, le dimensioni del carattere e gli effetti del sottotitolo. Per lo sfondo e la finestra avrai il colore dello stesso, la trasparenza del fondo, il colore della finestra, la trasparenza della finestra. Tutti a tipo menu a tendina. Qui hai l'anteprima che ti permetterà di visionare ciò che di volta in volta andrai a selezionare da questi menu a tendina. Nel caso volessi, tramite un pulsante dedicato potrai ripristinare il tutto a valori predefiniti. La sottosezione tastiera porta in visione il tasserino virtuale sul desktop. Il cursore tasti permanenti consente di premere uno alla volta i tasti di scelta rapida, ma sulla tastiera reale in modo da poter utilizzare anche un solo dito alla volta. I tasti permanenti sono tasti o combinazioni di tasti che ti permettono di eseguire delle operazioni in maniera più rapida, operazioni che normalmente faresti con il mouse, il tipo copia e colla, CTRL-C o CTRL-V. Verranno abilitati anche altri cursori per la gestione di altre impostazioni relative ai tasti. Attivare o disattivare i tasti permanenti premendo 5 volte di seguito il tasto maiuscolo. Oppure potrai bloccare l'azione del tasto modifica premendolo due volte di seguito. O ancora disattivare i tasti permanenti che avevi abilitato premendo un tasto qualsiasi mentre rilasci il tasto di modifica. O infine riprodurre un suono quando il tasto modifica viene premuto o rilasciato. Questo tutto tramite dei cursori. Un cursore abilita. Un segnale acustico ogni volta si preme uno dei tasti Block maiuscolo, Block NUM o Block SCORE. Poi un nuovo cursore permette l'attivazione o disattivazione di questa ulteriore funzione tenendo premuto per 5 secondi il tasto Block NUM. La presenza del cursore filtro tasti consente di ignorare o rallentare la pressione dei tasti se ripetuta velocemente e adattare la velocità di ripetizione in base alle necessità dell'utente. Con nuovi cursori che si creano può impostare altri filtri attivare o meno i filtri premendo per 8 secondi il tasto maiuscolo oppure attivare un segnale alla pressione di ogni singolo tasto visualizzare l'icona dei filtri nella sys variare il tempo di pressione dei tasti della tastiera reale per l'acquisizione del carattere con un tempo variabile tra i 0 e i 20 secondi quindi lo 0 per una visualizzazione immediata Subito dopo la pressione del carattere oppure 20 secondi, porterà alla visualizzazione del singolo carattere o della singola opzione dopo un tempo molto ampio, pari a 20 secondi. Il cursore abilita velocità di ripetizione, permette di variare il tempo affinché mantenendo premuto un tasto il sistema ripeta lo stesso, con un tempo variabile tra i 0,3 e i 2 secondi. Valori che sono selezionabili sia per la prima pressione del tasto oppure per le successive pressioni, quindi avrai due possibili scelte. Altre impostazioni ti consentono di abilitare la sottolineatura dei tasti di scelta rapida, la visualizzazione di un messaggio quando si attiva un'impostazione tramite uno dei tasti di scelta rapida oppure generare un segnale acustico nello stesso caso qui una rappresentazione molto ampia dei cursori con i quali andrai ad interagire la sottosezione mouse ti consente di scegliere le impostazioni del puntatore del mouse come le sue dimensioni e del suo colore ma anche utilizzare le frecce del tesserino numerico se presente in alternativa all'uso del mouse per poter spostare il puntatore sullo schermo senza utilizzare il mouse, ma grazie alle frecce che sono presenti, nello specifico sui tasti 2, 4, 6, 8 del tastierino numerico. La velocità dello stesso in questo caso potrà essere variata o con il tasto CTRL o con il tasto maiuscolo rispettivamente per incrementare o rallentare il movimento del puntatore sul monitor. Infine, il cursore in basso abbinato meno. Il controllo del puntatore premendo il tasto Block Number per una sua attivazione o per una sua disattivazione. L'ultima sottosezione offre opzioni visive, potrai abilitare o meno la riproduzione di animazioni del sistema operativo, la possibilità di visionare o meno lo sfondo di Windows o il tempo della durata delle notifiche. Inoltre, lo spessore del cursore lampeggiante tramite una barra scorrevole che andrà a incrementare lo spessore del lampeggio del cursore quando andrai a digitare un testo. Infine, la tipologia dell'avviso delle notifiche. Se vorrai, il sistema operativo potrà catturare la tua attenzione per una notifica o attivando ad intermittenza la barra del titolo o la finestra attiva o addirittura il lampeggio dell'intero schermo. Come vedi, una quantità disparata di impostazioni che nascono in primis per persone che presentano difficoltà di accesso e di interazione col PC, ma che possono benissimo tornare utile a tutti in taluni casi. Per completezza disegnalo alcune guide Microsoft per la spiegazione di alcune sezioni trattate in questa sezione: Introduzione all'assistente vocale, lettura del testo tramite lo stesso, usare la lente di ingrandimento e tasti di scelta rapida. Link che troverai nelle note dell'episodio. Bene, Goodyear, eccoci in zona pratica. Andiamo subito a vedere la sezione impostazioni e quindi accessibilità. Da questa sezione trovi alcuni cursori che ti permetteranno di attivare l'assistente vocale e decidere se avviarlo automaticamente all'avvio del sistema operativo. Nel momento in cui si attiverà l'assistente vocale avrai subito la reazione della sua voce in base alla voce che avrai selezionato se maschile o femminile. Finestra Impostazioni Attivato Assistente vocale Interruttore Come puoi vedere l'interruttore è contornato da un rettangolo colorato per migliorare la visione. Al passaggio del mouse ad una nuova sezione subito e mediamente interagirà l'assistente vocale. Combinata, scegli una voce con valore Micro. Casella combinata, scegli una voce con valore Microsoft Cosimo Mobile Italian Italy. Compresso Fi chiusura in corso dell'assistente vocale. Chiudiamo l'assistente vocale, altrimenti la sua voce si sovrapporrà alla mia. Tramite questi cursori andrai ad impostare la velocità della voce e la tonalità cercando di migliorarla e renderla più umana se vogliamo tramite questo cursore potrai decidere se attivare le pause di intonazione durante la parlata dell'assistente vocale altri cursori ti permetteranno di gestire l'azione dell'assistente stesso se attivo questo cursore avrai la possibilità di far leggere anche i suggerimenti o i controlli presenti sui pulsanti dall'assistente vocale o ancora meglio poter sentire i caratteri che digiterai o le parole che digiterai durante l'elaborazione di un testo. Tramite questo potrai decidere se attivare o meno l'abbassamento del volume qualora il sistema sta già riproducendo un suono. Ad esempio stai ascoltando una canzone. Se attivo questo cursore, nel momento in cui l'assistente vocale dovrà chiacchierare con te, il volume della musica automaticamente si abbasserà. Tramite questo cursore potrai decidere se far riprodurre i segnali acustici del sistema operativo. Ancora la sezione cursore tasti ti permetterà di evidenziare il puntatore del mouse come abbiamo visto prima all'atto dell'attivazione in questa sezione, quindi comparirà un rettangolo colorato che ti permetterà di evidenziare la posizione del puntatore oppure Far sì che il punto di inserimento di un testo o del click del mouse segua l'assistente vocale. Tramite quest'ultimo cursore avrai la possibilità di attivare i tassi della tastiera virtuale quando sollevi le dita dalla stessa. Questo è utile quando utilizzerai un display touchscreen che ti permetterà di scrivere un testo semplicemente strisciando sui vari caratteri senza andare a digitare il singolo carattere. Altra sottosezione la lente di ingrandimento ti permetterà di attivare la stessa in questo momento oppure anche all'avvio del sistema operativo e anche invertire colori durante l'ingrandimento. Selezioniamo questo cursore per far apparire la lente di ingrandimento, potrai decidere tramite una piccola finestra con dei pulsanti più o meno che ti permetteranno di incrementare o decrementare la percentuale di ingrandimento, scegliere anche il tipo di visualizzazione in questo caso a schermo intero e avrai l'opportunità di andare ad individuare la zona da ingrandire in base alla posizione del mouse. Quindi seguendo la traccia dello stesso, potrai anche andare a selezionare invece la lente di ingrandimento solo in una sezione, quindi a schermo normale. Potrai visionare e andare ad incrementare la sezione da ingrandire grazie alla lente di ingrandimento. Come ultima possibilità di visualizzazione c'è il pulsante ancorato che ti permetterà di bloccare il desktop e andare a visualizzare tramite un rettangolo in alto solo la zona dove sarà posizionato il mouse. Disattiviamo momentaneamente la lente per una miglior spiegazione. Questo cursore ti permetterà, come abbiamo visto prima, di andare ad inseguire la zona di ingrandimento dove è posizionato il mouse, oppure potrai decidere che venga seguita la tastiera durante la digitazione oppure il punto di inserimento del testo mentre stai componendo un testo. Andiamo a ripristinare il tutto. La sezione contrasto elevato andrà a permettere di scegliere quale contrasto impostare in base alle necessità. Di visualizzazione e potrai scegliere i vari colori del testo, collegamento ipertestuale, testo disattivato selezionato e fino anche a personalizzare la tua scelta in base al tuo piacere. Una volta che avrai scelto le impostazioni, l'applicazione prevede l'inserimento di un nome di questo tema personalizzato per poter essere richiamato con semplicità. Annulliamo questa selezione. La sezione sottotitoli. Ti Permette di andare a impostare alcuni parametri relativi a carattere, sfondo e finestra. Qui in anteprima delle impostazioni che man mano andrai ad impostare per il colore del sottotitolo, la trasparenza dello stesso, lo stile, le dimensioni e gli effetti andando semplicemente ad impostare un parametro di tuo piacere. Nota che in taluni casi potrà essere anche molto difficile da Visualizzare in base alle impostazioni che andrai a scegliere quindi occhio a scegliere dei parametri abbastanza equi. La sottosezione sfondo e finestra andrà ad interagire con il colore dello sfondo, la trasparenza, il colore della finestra o la trasparenza della finestra stessa. Se non ricordi come ha impostato, vorrai ripristinare il tutto ai parametri predefiniti, clicca su questo pulsante, la sottosezione tastiera andrà tramite dei cursori. A interagire con i parametri relativi alla tastiera cliccando qui potrai scegliere di far visionare un tastierino virtuale con il quale potrai andare a interagire il pulsante ancora ti permette di ancorare la tastiera a prescindere dalla posizione del mouse oppure renderla mobile e posizionarla tu in base alle tue necessità il cursore, tasti permanenti, abilita altri cursori e ti permetterà di impiegare uno alla volta i tasti di scelta rapida che sono i tasti che ti permetteranno di creare opzioni dalla pressione di più tasti e funzionalità ben definite dallo stesso. Qui ti posso rappresentare tramite il tastierino virtuale. Cosa significa questa opzione? Ma sappi che in questo caso specifico il tastierino già è preconfigurato per poter Premere uno alla volta i tasti. Potrai anche attivare o meno i tasti permanenti semplicemente premendo il tasto maiuscolo, ossia questo, per 5 volte, oppure bloccare il tasto modifica con due pressioni di seguito del tasto relativo, oppure disattivare i tasti permanenti rilasciando. Tasto modifica premendo contemporaneamente uno dei tasti, magari della tastiera. Potrai anche riprodurre il suono quando viene premuto il tasto modifica oppure venisse bloccato o rilasciato e visualizzare l'icona dei tasti permanenti nella barra delle applicazioni. Come puoi vedere, cliccandoci sopra aprirai la sottosezione. Che ti permette di scegliere tramite i segni di spunta quello che di fatto stai eseguendo in questa sezione. Chiudiamo la tastiera virtuale. Potrai anche decidere di udire il segnale acustico quando premi uno di questi tasti e attivare il segnale acustico anche quando viene premuto il tasto Block Loom, come puoi ben sentire. Altra Sezione con diversi cursori è quella dei filtri dei tasti che va a poter impostare il rallentamento o meno della pressione dei tasti durante una ripetizione. Quindi se dovrai ripetere il tasto che avrai premuto per n volte, potrai anche attivare la sezione filtri tenendo premuto per 8 secondi il tasto maiuscolo oppure udire un segnale acustico alla pressione di un singolo tasto della tastiera reale come Puoi sentire o visualizzare l'icona filtri nella barra delle applicazioni, nella SysRay, anche qui presente. Cliccandoci sopra potrai interagire con dei segni di spunta, cosa che già stiamo facendo in questa sezione. Alta possibilità, abilitare il tempo di pressione dei tasti. Qui puoi abilitare delle tempistiche relative al tempo, oltre il quale avrai visionato durante la digitazione di un tasto, il carattere che andrai a premere con un tempo variabile tra i 0,3 e i 20 secondi. Che cosa significa? Che se andrai a premere un tasto su una tastiera, in questo caso specifico, quel carattere sarà visionato dopo un secondo fino a un valore massimo di 20 secondi. Oppure potrai decidere che una volta premuto il tasto la prima volta o le successive volte, questo tasto verrà ripetuto per un certo numero di volte affinché tu tieni premuto questo tasto sulla tastiera con tempi variabili tra i 03 e i 2 secondi. Altre impostazioni sono relative alla abilitazione della sottolineatura dei tasti di scelta rapida, oppure alla possibilità di visualizzare un messaggio attivando un'impostazione tramite i tasti di scelta rapida oppure un segnale acustico all'attivazione o alla disattivazione dei tasti di scelta rapida. Disattiviamo. Queste opzioni ripristinando tutto come era in precedenza. Andiamo alla sottosezione mouse che ti permetterà di scegliere le dimensioni del puntatore che, come vedi, variano in tempo reale, oppure il colore del puntatore se bianco, nero o con una trasparenza in base alle tue scelte. Il controlli puntatore ti permetterà di utilizzare il tastierino numerico presente sulla tastiera qualora fosse presente spostando il puntatore del mouse senza utilizzare il mouse ma grazie alle frecce presenti sui tassi 2 4 6 8 e poter decidere di utilizzare il tasto control per accelerare la variazione e lo spostamento del cursore sul monitor e invece rallentare tramite il pulsante maiuscolo potrai anche abilitare o meno il controllo del puntatore tramite il tastierino numerico premendo il pulsante block num per la sua attivazione o disattivazione a prescindere da questo cursore. Infine altre opzioni ti permetteranno di riprodurre o meno le animazioni di Windows, oppure mostrare lo sfondo dello stesso o decidere il tempo affinché la notifica rimanga presente sul monitor con tempo variabile tra i 5 secondi e i 5 minuti. Tramite questo cursore potrai decidere di incrementare lo spessore del cursore stesso che lampeggerà quando digiterai un testo tramite un elaboratore di testo ed infine tramite questo menu a tendina potrai decidere di far visionare le notifiche a schermo o lampeggiando la barra del titolo oppure la finestra che sarà attiva in quel momento o addirittura facendo lampeggiare tutto lo schermo in modo da Carpire la tua attenzione, come puoi vedere, un'enorme quantità di impostazioni verosimilmente tramite dei cursori, ma che ti permetteranno di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema operativo Windows 10 a persone che presentano disabilità. Bene, nella prossima lezione, nuove informazioni per Windows 10. Ora come sempre un forte saluto, già presto, da gallo e dalla prossima!